Cristiano, tutto sommato, nonostante le assenze importanti, una buona partita. La Massese sia col Piacenza che con la Virtus Entella, che stasera col Genoa, forse un po' meno, un po' più a tratti, ha giocato anche bene, si è mossa bene, secondo me ha occupato bene gli spazi. Sì, era quello che avevo chiesto ai miei ragazzi, anche perché sapevo che andare a giocare uomo contro uomo era difficile, soprattutto un giocatore di categoria così superiore. Quindi abbiamo cercato di andare su linee di passaggio, che era la cosa importante, occupare bene gli spazi, abbassarci bene dietro la linea di palla e cercare di ripartire in contropiede, sfruttando magari le nostre qualità. Un rammarico grosso, ennesimo, perché insomma si è già espresso ad alti livelli in questo precampionato. Domenica mancherà Frugoli, mancherà anche Sgambato e probabilmente mancherà anche Del Nero. Diciamo che l'inizio di campionato è in salita, è un tourmalet. No, vabbè, mancheranno giocatori importanti, però abbiamo una rosa molto importante, l'abbiamo vista anche stasera, quindi ho ampia scelta anche per domenica. Sono contento della rosa che mi ha messo la società a disposizione. Un cenno sulla gara di Castelnuovo, non ci siamo parlati dopo la partita, e un cenno sulla gara di stasera, quali sono stati i giocatori singolarmente che ti hanno soddisfatto di più nei due match? Ma credo tutti, sotto il profilo di impegno, si sono credo messi a disposizione di quello che avevo chiesto. Chiaramente sono state due partite differenti, perché anche campi differenti, il nostro campo stasera era perfetto, quello di Castelnuovo non era perfetto, quindi abbiamo fatto un po' fatica a giocare a palla a terra, però credo che ci siamo mossi bene, soprattutto di squadra, e credo che i ragazzi stanno crescendo. La condizione non è ancora ottimale come normale deve essere, però credo che si stia formando un bel gruppo, che è la cosa importante. Ultimo arrivato, uno degli ultimi arrivati Amico, ultimo arrivato, penultimo, perché Marino ha già giocato a Castelnuovo. Un giudizio sulle due prestazioni dei due giocatori ultimi arrivati? Sì, Marino è un pochino più indietro di condizioni rispetto a Iuri, perché ha un fisico diverso, però credo che sono due giocatori importanti per noi, che sono messi subito a disposizione, e credo che sono due giocatori che ci torneranno molto utili. Le favorite secondo te per la vittoria del campionato, che comincia tra pochi giorni? Sanremese e Savona, e poi credo che anche il Forte del Marmi ha fatto un'ottima squadra. Massese outsider? La Massese è una delle pretendenti. Grazie, in bocca al lupo.